100.000 euro. 100.000 euro, buonasera. Pronto? Sono prontissimo, sono 3 anni che sono pronto. Sono 3 anni che lei prova a vincere 100.000 euro. Esatto. E ci è riuscito col cazzo? Volo? Mai, non sono mai riuscito. Perché... Siamo al teatro olimpico. Non so, sono venuto a piedi da un facciamo un bel applauso di incoraggiamento al signor Giovanni. Grazie. 100.000 euro. 100.000 euro, sì, speriamo, ne fai la stavolta. Sì. Iniziamo con una domanda semplice. No, io non vado avanti però. Perché? Perché lei non è Amadeus, lei è Max Dorfman. Io ho capito. È uguale. Non è se lei dopo 3 anni di sketch non ha capito che io sono Linus. No, lei non è né Linus è uguale. Né Amadeus, lei è Max Dorfman. Ma che vuol dire? È non così fatto... che io non vado avanti. Vabbè, ma che vuol dire vado avanti? Abbiamo fatto lo sketch per 3 anni e non vai avanti. No, non vado avanti. Vabbè, perché, ma lei deve perché mi sono stufato di essere coglionato da 3 anni, va bene? Sono 3 anni in me cogliona e se griva a scossa se ne va. Io sono stufato. Allora non vado avanti, scusate. Adesso andrà avanti. Ma devi rovinare lo spettacolo adesso stasera. Che chi se ne frega, scusate. Mi dispiace, ma io. Se mette nei panni miei, no? Io sono un po' disgraziato. Sto qui, essi messo per culo da tutti e 3 anni non ce la faccio più. Come sottovalo io? Tutto. Ho dato pure del tu. Mi dia del tuo io. Tu vuoi Amadeus vero? Tu vuoi Amadeus vero? Ma magari! Ama! Se no andiamo avanti stasera. Buonasera! Ciao, vedi? Buonasera, buonasera. Lui era questa carta per aria. Finalmente. Grazie a te. Io sono dovuto fare realmente il quiz. Perfetto, quello che volevo io, sono anni che lo voglio. Io realmente ho 100.000 euro da darle, signor Giovanni. E io mi emoziono, guardi, solo al pensiero. Se lei ovviamente mi dà le risposte esatte. Assolutamente sì. Mia moglie, se no stasera. Iniziamo? Pronto? Sì, quando vuole. Ricordiamo al pubblico che lei è sempre un povero disgraziato. Delitto. Cassa in te. Grato. Perfetto. Però sono cose mie queste. Anche se lo ieri c'è loro. Non è che gli prego. Lei è concentrato. Sì, sì, concentratissimo. Preparato. Sono concentrato. Non perdiamo tempo. Attenzione. Da anni sono concentrato. Veniamo subito alla prima domanda. Sì. Una domanda facile per arrivare a 100.000 euro. Bene, bene. È pronto? Prontissimo, io sono nato pronto. Sì. Signor Giovanni, mi dica. Attenzione, parliamo del 4 agosto 1980, sì. Giorno in cui lei con il suo Apecar andava a Mignotte. A Milano, signor Giovanni, andava a Milano. Ogni tanto, però anche lì vado ogni tanto quando posso, che ho più soldi da parte, vado. Andava a Milano. Esatto. E caricò una ragazza sì. Che poi sarebbe diventata sua moglie. È mia moglie, sì. La domanda è la seguente. Sì. Deve dirci il nome di sua moglie. Ma che domanda è? Mia moglie, saprò come si chiama, no? Signor Giovanni, però lei non può interrompere perché è la regola del quiz. No, cioè, no, certo, però. Io faccio la domanda, ci sono 4 opportunità, 4 multiple choice. Okay, 4 multiple choice, 4 possibilità di risposta. Multiple choice. Il nome di sua moglie è. Sì. Ettoruccia, Brunilde, Asfittica. Asfittica, che nome è Asfittica? È computer. Ma che computer c'ha lei? È computer, mi scrive Asfittica. Quarto ed ultimo nome, Eleutonia. No, mia moglie si chiama Elvira. Esatto, un applauso, esatto, signor Giovanni, la risposta è esatta. Complimenti. Vediamo la domanda da 100.000 euro. Bene, bene. Lei mi diceva che 100.000 euro le occorrono per comprare un nuovo fur. Goncino per mio zio, perché gli poi aiuto a portare la frutta nei mercati di gennaio a bottega ogni tanto. Bravo, per in bottega di mio zio. 10 euro gli do una mano a portare. Sì. E poi mi diceva che comprerà delle scarpe ortopediche a sua cognata, che poverina è un po' zoccola. No, zoppa, è che quando c'è mia moglie va là, viene là, mi tocca, mi provoca, mi mette le mani addosso, io non so che fare, perché... Non so, ma purtroppo che sono problemi che ho a casa io. Mi diceva anche che se avanza qualcosa comprerà un televisore per sua suocera, certo. Carino questo, che passa tutte le sere a Ro. Per caso a noi, no. La televisione, perché non mi fa vedere le partite, mi fa vedere i film, A rovistare, tra vecchie foto e vecchi ricordi, povera donna. Mettiamola così però in realtà. Signor Giovanni, parliamo di economia. L'economia però è difficile, Silenzio.
Vabbè. Non è difficile. No, no. Del resto anche lei a casa, sono con sua moglie, sì. Prima di fare la spesa guardate ovviamente le entrate, i risparmi, i costi, insomma si fa anche lei due conti. Così, no, perché no. Facciamo una lira e quindi... Non... Due conti, si fa due conti, non siamo volgari, la prego. Facciamo soldi, che la prego, la prego. Economia. Sì. Economia. Le farò tre domande facili facili di economia. Santucci, dimmi una curiosità, da dove deriva la parola economia? Ce lo può dire lei? Sì, economia sì. Deriva dalla parola greca composta da due nomi, sì. Oikos, casa, e nomos, grazie, legge. Grazie Santucci. Grazie. Perché l'economia una volta era soprattutto domestica, sì. E la si insegnava nei corsi scolastici, okay. Dal femminile, perfetto, proprio grazie. Come gestione della casa. Sì, okay. Santucci, per favore però, e devo fare le domande, io non è che può parlare un minuto, non cinque minuti. Questo non ci fa giocare però, lei non fa parlare. Ho capito. Non ci fa giocare questo qui, se andiamo avanti così. Per forza. Non gli dia te, non gli dia spazio. E c'ha ragione. Non ci fa giocare, bravo. Non gli dia spago per favore, perché come quello passa. No. Si è concentrato, San Giovanni. Sì. 100.000 euro saranno suoi, sì. Se mi risponde esattamente a sì. Queste tre domande di economia. Bene. Prima domanda: sì. Quando un pezzente come lei chiede un prestito alla banca, sì. Il pezzente come lei ridà alla banca i soldi col cazzo? No, col carico di interessi. No, è che glieli do, se ce l'ho glieli do, ma se ce l'ho, siccome non ce l'ho, non glieli do. Col carico di interessi, signor Giovanni. Sì, vabbè. Seconda domanda. Un poveraccio come lei, signor certo. Giovanni. Grazie. Paga ogni anno allo Stato le tasse. Bravo. E perché bravo. Non mi rimane il cazzo per pagare? Bravo. Terza sì. Domanda. Certo. Prima però devo fare una premessa. No. Lei saprà che quando c'è un aumento continuo di prezzi sì. Si parla di culata. No, di inflazione, signor Giovanni, la prego. Ma guarda, ho capito, ma siamo in televisione. No, lo so, c'è ragione, scusi, però con l'euro ci hanno rovinato. Ho capito. Quindi la fregatura ci sta sempre, capito? C'è la terza e ultima domanda sì. Che vale 100.000 euro, ma prima, prima però, signor Giovanni, c'è il momento ovviamente della scossa. No, no, pure lei che la scossa, arriva la batteria mezza aiuta, lei si ringrifa un'altra volta. Ma come si scrive se no anche la batterina? Prima a me la domanda non mi fa manco lei, ma io ci speravo. Prima la domanda da 100.000 euro è il momento della scossa! Ma pure quello vero, ma riportare.